Ciao ragazze! Allora, oggi un altro video tag, dico un altro perché ho appena finito di registrare un altro video, spero vi piaccia e che caricherò a breve, anzi penso che caricherò prima questo e poi un altro e poi l'altro. Comunque, come potete vedere da questa scatoletta, oggi faccio il video What's on my iPhone. Si tratta dell'iPhone 5S. Questa è la scatoletta perché sto registrando con l'iPhone, quindi non posso farvelo vedere adesso. Dell'iPhone 5S e il mio è color oro. L'ho comprato a dicembre, quindi non è passato molto tempo. E, ho un po' di app, anzi direi anche un bel po' di app, e appunto voglio farvele vedere. Comincio con il dire due cose importanti. La prima è che la qualità del video, proprio dove mostro le app, non è delle migliori, nel senso che non è come questa, ma non è nemmeno come i primi video che facevo, no? Proprio come quelli no. Però magari si vedrà un po', non sarà molto a fuoco perché l'ho fatta con la macchinetta fotografica che non mette a fuoco, quindi mi dispiace per questo, però volevo farlo vedere, volevo farlo questo video davvero tanto. Comunque le app si vedono, il cellulare si vede, io le dico il loro nome, le descrivo, quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro. Seconda cosa importante, io non faccio questo video per sbattervi in faccia il fatto che io abbia un iPhone, oppure il fatto che io possa avere un iPhone, eccetera, eccetera, insomma, sempre le solite cose. Prima che magari ricevo commenti negativi sotto questo video che riguardano appunto il fatto che ho un iPhone. Ho aspettato tanto tempo per avere un iPhone, quindi penso che non sia chissà che cosa. E poi lo scopo di questo video non è far mettervi proprio davanti al vostro viso il fatto che io abbia un iPhone o meno. Lo scopo è divertirmi insieme a voi, spero, e mostrarvi le app che ho, consigliarvi su alcune app, magari dirò alcune che non mi piacciono, altre invece che mi piacciono un po' di più, altre che reputo le migliori. E anzi, voi mi potrete consigliare commentando questo video, naturalmente il pollice in su, iscrivervi al canale e commentando il video, con, non so, i nomi di alcune app che voi usate, che a voi piacciono e che pensate che io possa usare, perché appunto reputate belle. Niente ragazze, le precisazioni sono finite, vi lascio al video, non chiacchierò più, promesso. Vi lascio al video, appunto, What's on my iPhone 5S color oro. Mi raccomando, per l'ennesima volta iscrivetevi, pollice in su e commentate. Un grande bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao! Eccoci qua. Allora, questo è il mio iPhone e come vi ho detto prima si tratta di un iPhone 5S. E la cover che ho sul momento, si tratta di una cover nera, semplice, più che altro è molto comoda perché è a portafogli e mi protegge lo schermo, mi protegge proprio l'iPhone, diciamo, vedete, ci posso riuscire. Molto comoda. Iniziamo subito. Mi scuso per le bolle d'aria che si sono create. Allora, la foto che ho, sì, mi sono fermata un attimo. La foto che ho come blocco schermo è di Laura Pausini, che io adoro, la mia cantante preferita, chi mi conosce sa. E prima avevo la foto di mio fratello, però dal momento che dovevo fare appunto questo video, mi è sembrato giusto toglierla. Si può sbloccare sia con il blocco schermo che con il Touch ID. Con il Touch ID, ok, eccoci qua. L'immagine che ho come sfondo normale, semplice, è questa con le rose bianche, bellissima, molto romantica, che ho preso su un sito, un'app che vi farò vedere più tardi. Allora, nella parte di sotto, diciamo così, sottostante, ci sono le quattro app che uso di più, quindi ho telefono, WhatsApp, Safari e messaggi. Poi qui fino alle cartelle ho tutte le app che, non, diciamo, che sono già state impostate, sono preimpostate nel telefono. Quindi abbiamo calendario, immagini, fotocamera, meteo, orologio, mappe, video, note, promemoria, edicola, che non uso mai, ho aperto solo una volta, iTunes Store, App Store, Passbook, anche questo non mi serve a niente, bussola, musica e impostazioni. Poi ho le prime due cartelline,
sono quelle che uso di più, quindi le ho messe nella prima parte dello schermo. Ho utilità, appunto, e ho Woman Log che praticamente registra, è una sorta di calendario per il ciclo ed è davvero fatta molto bene, mi piace molto. Poi c'è Guida TV. La guida TV di tutti i programmi televisivi del giorno, non del giorno successivo, della settimana, del giorno solo. Trova iPhone, trova il tuo iPhone, appunto, braccialetti rossi, questa è l'app del telefilm che si è fatto su Rai 1 e la dovevo disinstallare solo che c'è un concorso e magari quando si farà la seconda stagione parteciperò di nuovo a questo concorso e vedrò se potrò vincere, non lo so. Poi c'è Dove Conviene, che è un'app dove praticamente attraverso la tua posizione, quindi il tuo paese, ti dice tutti i negozi che ci sono nelle vicinanze e ti trova anche tutti i volantini, davvero molto comodo e si aggiorna da sola. Poi c'è QR Reader. Ti legge appunto i codici QR. Seconda cartella, salute. Ho MyFitnessPal, non so se si dice così, la seconda parola. Praticamente è una sorta di diario alimentare, molto comoda, molto simile a LifeSum. Infatti le uso tutte e due in contemporanea per vedere quale dice la verità e quale no. Praticamente ti può registrare tutti gli alimenti che tu mangi, che tu assumi, e anche le calorie che bruci attraverso l'esercizio fisico. Questa mi piace molto perché può trovarti gli alimenti che mangi o scrivendo la marca del prodotto oppure attraverso il codice a barre, che adesso non mi funziona perché non ho aperto internet. Poi c'è esercizi, quindi LifeSum, come vedete, è molto simile. Esercizi dove ci sono appunto tutti gli esercizi. Quindi o per l'addome, per le braccia, glutei, cardio, gambe, oppure intero ti fa fare tutto. E puoi scegliere di fare o 5 o 8 o 10 minuti di esercizi. Poi c'è Plant Nanny, che è la mia vita perché è una piantina a cui tu devi dare da bere, però dando da bere a lei darai da bere anche a te. Quindi tu berrai un bicchiere e come si sa, cioè si sa che insomma bere 2 litri d'acqua al giorno va bene e quindi crescerà la piantina e ti farà bene anche la nostra salute. E quando praticamente quella piantina è cresciuta, andrà nel giardino e acquisterai un'altra e così via, davvero molto carina. Poi seconda schermata ho fotografia in cui c'è Pic Collage dove praticamente fai collage appunto. Poi c'è Perfect 365 che ci rende tutte bellissime, perfette con il trucco senza brufoli, sì, una cosa davvero che salva la vita. PixArt, normale, semplice con filtri, taglia le foto, insomma un po' un tutto fare. Foto 365 o 365 praticamente ti fa fare una foto al giorno. Mi piaceva il fatto di vedere come cambio nel tempo, però poi non l'ho utilizzata per i primi 2 giorni e poi boh, basta. E la dovrei eliminare. Poi c'è Wallpaper Fix, anche questa che salva la vita dell'iPhone perché come si sa nell'iPhone con iOS 7 quando noi impostiamo una foto come blocco schermo o come sfondo, non possiamo ingrandirla o rimpicciolirla o tagliarla. Invece con quest'app si può fare tutto. Sì, si può fare. E se non sbaglio a pagamento, infatti l'ho presa con l'app del giorno. Selfie Cam, selfie. Rookie e PixShape sono molto simili con tantissimi filtri, davvero tanti, 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 tanti. Con tanti filtri, proprio come Retrica, che io adoro, è la mia app di fotografia preferita, quella che uso spesso di più, anche per i selfie. E devo dire che adesso è uscita anche per Android e avendo il tablet l'ho provata e non c'è proprio paragone, il paragone non esiste proprio perché per l'iPhone è davvero molto molto meglio. Poi ho Photomark. Sì, ho Photomark, con i copyright. Poi c'è Fontu. Praticamente aggiunge il testo come Text Cuti. Studio e Bazaar sono delle app molto simili, praticamente vogliono un po' imitare Photoshop, diciamo così, anche se non si avvicinano nemmeno, però diciamo che ci provano.
Poi c'è Line Camera, che è l'autografia di Line. Anche questa è bellissima perché ha molti orsacchiotti, pupazzetti, è tutto molto carino. Scusate se sto andando veloce, ma altrimenti sono troppo lenta e divento noiosa. Poi c'è PicArt, che è molto simile a PixArt. E InstaBlend, filtri, aggiunge filtri e può mettere insieme due foto, una a fianco all'altra, tipo confronto. Poi c'è PixRL Ommatic, non so se si dice così, anche questa con molti filtri. Poi nella cartella video ho iMovie, che è molto utile per me perché comunque sta monto i video che faccio per il canale e io non sono un genio nel montaggio, però questo è davvero per principianti proprio come me. È molto simile a Windows Movie Maker, quella che abbiamo sul computer. Poi c'è YouTube, naturalmente lo conoscete tutti. T-Downloader e VideoDL sono molto simili perché entrambi scaricano video non da YouTube, importante questo, non da YouTube, ma da tutti gli altri siti di video. E quindi qui ho scaricato un po' di musica che magari su FoxTube ci metteva troppo tempo a scaricare, perché questa scarica su YouTube. E queste tre, quindi queste due e VideoDL, le ho scaricate con l'app del giorno. Poi c'è VideoShop che monta i video come iMovie. Gravy, che aggiunge il testo sui video, e Capture praticamente ti fa caricare i video sul tuo canale perché con l'iPhone è un po' più lento. Poi c'è Scuola, dove c'è School Life, che è il diario scolastico, ti annota le assenze, il tuo rendimento scolastico, eccetera, eccetera, le interrogazioni, eccetera, eccetera. Google Traduttore, normale, classe, questa è la mail della classe collegata a Safari, però ce l'ho qui perché appunto ho creato la cartella, mail, sempre la stessa cosa, scuola.net è praticamente un portale che c'è anche per computer, anche su internet normale, quindi Safari o Google, comunque quello che avete, praticamente questo vi ha tanti appunti su tutti gli argomenti, su tutte le materie, per tutte le scuole, da partire dalle medie a finire all'università. E poi dà anche degli aggiornamenti sul sistema scolastico, comunque sulle novità della scuola, eccetera, eccetera. Su sociale ho Twitter, io su Twitter mi chiamo Chiara Makeup Passion, però potete trovarmi con il nome Chiocciola 6 agosto, non si vede molto bene, però ve l'ho detto, Chiocciola 6 agosto. Poi c'è Facebook, We Heart It, che questo adoro, ecco, non sono collegata a internet, però se avete visto quel nanosecondo, praticamente qui ci sono davvero tantissime foto, foto di personaggi famosi, make-up, moda, la casa, quindi tutti i mobili per la casa, davvero qualsiasi cosa. Poi pagine, l'amministratore della pagina che ho. Messenger collegato a Facebook, ask.fm per le domande e Tumblr, che è molto simile a WeHeartIt, diciamo più un blog, appunto. App, qui ho le app del giorno e le app della sera, praticamente queste creano un'app che gli altri giorni a pagamento, però un giorno e una sera diventano gratis e quindi voi potrete scaricarle. Chiara Makeup Passion, questa cartella è un po' strana perché ho tutto ciò che riguarda il canale. Quindi ho Chiara Makeup Passion, appunto la pagina di YouTube però collegata a Safari, non dall'app. Poi c'è Google Plus, mi potete trovare anche qui mi chiamo Chiara Makeup Passion e potete seguirmi. E Gmail, appunto, è collegata alle mail, la mail del canale, se magari mi arriva qualche vostra notifica, qualche vostra mail. Poi c'è Emoji 2 nella cartella Hobby e Giochi, sono proprio poche. Emoji 2 praticamente non serve a niente perché non è un gioco, però sono delle emoji. Ecco appunto tutte queste faccine, questi smile che li possiamo trovare con Emoji 2. Poi c'è vero o falso che è un gioco appunto vero e falso, eccetera, eccetera. Un gioco divertente, passatempo. E ti fa fare un percorso, devi raggiungere tipo il castello, una cosa del genere. Poi c'è musica, dove qui ho RTL 102.5 AI Radio Italia, dove ti fanno ascoltare la radio da, appunto dalle due stazioni, 102.5 Radio Italia. Poi c'è Angolo Testi, tutti i testi delle canzoni, comunque è famoso anche sul web normale, non solo come applicazione. Viaggio, qui ho il meteo, che ti dà delle informazioni appunto sul meteo, devo dire che è molto più veritiero in confronto a meteo, quello impostato sull'iPhone perché quello non serve proprio a niente. Poi c'è TripAdvisor dove ci sono diverse recensioni sui posti che vuoi visitare oppure puoi lasciare una recensione sul posto che hai già visitato. Molto carino.
Poi c'è Google Maps, niente conoscete, in utilità, ho FaceTime, praticamente appunto qui ho tutto ciò che non uso mai, che non ho mai toccato davvero, non ho mai aperto nemmeno una volta, FaceTime, memo vocali, Game Center e borsa, non le uso mai. Poi c'è Instagram, la cartella Instagram dove tutto, ho tutto ciò che riguarda Instagram, se mi volete seguire io su Instagram mi chiamo Chiara, trattino, oppure... Non so se questa è una slash, 060812. Poi c'è Tags for Likes per gli hashtag di Instagram. Poi c'è InstaMessage per i messaggi di Instagram, che non uso mai. Wow Likes, questa l'ho scaricata un po' di tempo fa. È per farti avere dei mi piace. Tu metti mi piace diverse foto di altre persone e loro praticamente le cambiano. Però non serve proprio a niente, è proprio una schifezza questa app. Cioè non mi piace davvero e non serve a niente perché tu magari dai tanti mi piace delle persone, però non mettono mi piace alle tue foto. E infatti ce l'ho qui, però la devo disinstallare perché non mi serve molto. InstaQuote praticamente vi aggiunge il testo. Questa è la prova che ho fatto prima. E sì. Tipo diversi, potete aggiungere tipo delle frasi, si conosce anche su Facebook, è molto popolare, anche su, proprio su Instagram. Sì, cici, è per fare la prova. E no crop è per non tagliare, sì, per non tagliare appunto le foto da mettere su Instagram. Ultima cartella ho extra con contatti e calcolatrice. E nell'ultima pagina ho l'app più bella di tutte che è iLaura. Io sono una gran fan di Laura, quindi una grande fan di Laura e ho appunto l'app dedicata a lei, anche se non ci vado molto, però già che è lì già mi rende sicura. E nella parte di sotto appunto volevo farvi vedere per chi magari non sa com'è l'iPhone con iOS 7, abbiamo questa finestra che si apre dalla parte inferiore. Abbiamo la modalità aerea, il wifi, il bluetooth, modalità notturna, con la quale non puoi ricevere messaggi né chiamate né niente. Sì, giusto? Modalità notturna, si chiama così? Ah, non disturbare, sì. Modalità notturna, perché ho detto così? Va bene. E poi blocco schermo, praticamente per non far girare lo schermo e per farlo tenere sempre una posizione. La luminosità, la musica, quindi il volume, AirDrop, che non ho ancora capito cosa sia, cioè è davvero tanto tempo che ho l'iPhone da dicembre, era il 3 dicembre quando l'ho preso, adesso siamo ad aprile e non ho ancora capito cosa sia AirDrop comunque. Poi abbiamo la lanterna, quindi la lanterna, sì, la lucetta che c'è qui dietro l'iPhone. Poi ho il cronometro. La calcolatrice e la fotocamera. Sì. E niente ragazze, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile per voi, anche se non molte app, però magari, insomma, appunto sono stata abbastanza chiara anche nella spiegazione delle app. Ah, e soprattutto se avete qualche app da consigliarmi, anche di fotografia perché mi piacciono molto, oppure video, o anche per il fitness, quindi per la salute. Se avete qualche app da consigliarmi, ditemela, insomma, commentate e tutto. E naturalmente, se vi è piaciuto, pollice in su, mi raccomando. E vi mando un grosso bacio, spengo, e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!